una persona su 5, l'HIV e il trattamento antiretrovirale hanno un impatto pesante sulla vita di ogni giorno. Per questo motivo, chi convive con il virus dell'AIDS chiede terapie più attente alla qualità di vita e trattamenti a lunga durata d'azione che consentano di liberarsi dal pensiero della malattia, soprattutto tra i giovani. E quanto emerge da un'indagine di Fondazione Icona, i cui risultati sono stati presentati in occasione dell'Italian Conference on AIDS and Antiviral Research di Riccione. Noi abbiamo condotto un'indagine, una survey presso tutti i centri di malattie infettive che fanno parte del network Icona. Circa 600 pazienti hanno riempito questo questionario. Sicuramente il peso dell'eventuale tossicità grava sull'assunzione di più compresse, quindi di più preparati, cioè della triplice rispetto alla duplice. Si ha la sensazione di aver meno peso della terapia. Dalla ricerca promossa con il sostegno delle associazioni di pazienti e il supporto di VivHealthCare si evince che la giovane età, la non completa soddisfazione del trattamento antiretrovirale assunto e la richiesta di maggiore interazione con un sistema sanitario sono i parametri che più appaiono correlati con il peso della malattia. Si è visto che le persone che hanno che sentono un maggior carico legato al proprio trattamento e alla propria malattia sono le persone che necessitano di un maggior controllo, di un maggior contatto con il medico curante e non hanno questo contatto, quindi in qualche modo è un bisogno non soddisfatto. Il carico di malattie e di trattamento è qualcosa che riguarda molto da vicino la qualità della vita e il benessere globale del paziente. Quindi il paziente che ha una qualità della vita bassa, che ha una percezione del proprio stato di salute basso, ha anche un carico di trattamento e un carico di malattia molto importante. In maniera inaspettata abbiamo osservato che i pazienti più giovani sono quelli che hanno un carico di trattamento percepito maggiore e coloro che non sono pienamente soddisfatti con il regime terapeutico in corso. Quindi sono due aspetti che sicuramente vanno, in particolare questo secondo, vanno ovviamente gestiti e ovviamente ottimizzati proprio per ridurre il carico di trattamento nel paziente. Liberare le persone con infezione da HIV dalla necessità di assumere i farmaci ogni giorno attraverso formulazioni di farmaci antiretrovirali a lunga durata d'azione è il futuro prossimo del trattamento dell'infezione da HIV. Più della metà dei pazienti che può desiderare, esattamente il 56,8%, desiderare di passare interessato alla terapia long acting, quindi una terapia che non si assume quotidianamente. E i pazienti che hanno questo interesse sono quelli che sono più gravati dalla quotidianità dell'assunzione della terapia, soprattutto se questa terapia viene assunta non con unica compressa giornaliera, ma con più compresse giornaliere. Questo è sicuramente legato al doversi ricordare di assumere le compresse e anche a dover spesso assumere in una situazione di presenza di persone diverse e quindi o anche estranee e quindi in qualche modo dover giustificare questa assunzione di compresse e quindi il problema dello stigma che si ha spesso se portatori di virus HIV.